Pittura materica? Sì, anche con l'acquerello. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi nella nostra lezione di acquarello tratteremo di un argomento molto molto particolare. Tratteremo infatti della pittura materica per acquarello. Molti non sanno che infatti si può dare anche uno spessore all'acquarello che usiamo utilizzando dei gel medium che esistono in commercio, sono appunto dei gel, delle paste gel per acquarello che lo rendono appunto pastoso. Noi però ce ne creiamo la variante homemade e low cost ovviamente, e ho pensato di farla con voi usando due tipi di materiali che adesso andiamo a scoprire insieme sul piano da lavoro. Allora, oggi vi insegnerò ad usare l'acquarello in maniera materica, perché non tutti sanno che anche la pittura d'acquarello può avere uno spessore materico e una corposità che non tradisca però la trasparenza del materiale che stiamo usando e quindi la trasparenza dell'acquarello. In commercio esistono diverse paste di diverse marche, diciamo così, che danno spessore e corpo all'acquarello. Sono delle paste pronte delle più rinomate case di belle arti che potete trovare da un prezzo che si aggira dai 6 ai 12 euro più o meno. Sono boccette relativamente piccole che comunque fungono perfettamente a quello che è lo scopo. Io qui voglio darvi invece delle alternative economiche e homemade facilmente reperibili in qualsiasi casa senza dover comprare un materiale che ha un uso sempre più o meno limitato, quindi spendere soldi inutilmente, diciamolo chiaramente. A meno che non abbiate la consuetudine di dipingere in modo materico, allora rivolgetevi alle paste professionali. Le alternative possono essere o il gel di aloe vera, e quello che vi consiglio io è questo della Omia. I più diffusi nei supermercati sono Omia ed Equilibra, però quello dell'Equilibra è liquido, non va bene per quello che dobbiamo fare noi. Questo della Omia ha una consistenza molto gelosa e quindi adattissima a quello che dobbiamo fare noi, ad un costo di 6,99 euro, che comunque userete per... Almeno il gel di aloe vera lo uso per qualunque cosa, al posto del gel per i capelli, per veramente come idratante, come lenitivo, insomma ne faccio un largo uso, come credo oramai molti di voi. Mentre l'alternativa numero 2 homemade è il gel per capelli, che non deve essere di chissà quale qualità, anzi, ma deve essere necessariamente trasparente. Altra cosa che ci occorreranno saranno, io vi consiglio, gli acquerelli in tubetto, che sicuramente assorbono meglio la funzione gellosa, perché già hanno la componente gel nella loro stessa natura. Cominciamo subito. Versiamo un po' di acquerello. Comunque potrete farlo anche con l'acquarello in pastiglia, basterà non bagnare troppo, quindi prelevare il colore quasi col pennello umido e non intriso d'acqua, e versiamo il nostro gel. Le quantità sono più o meno di 1 a 3 colore e gel. E mescoliamo e vedete come il nostro gel non si liquefaccia, ma riduca, anzi in gel, anche il colore stesso. Questo è l'aloe, vi faccio vedere. Adesso voi potrete scegliere, non si mette acqua, potete scegliere di usarlo così in maniera materica, che ne so, volete fare un mare, qualcosa di astratto, perché anche l'acquerello può essere astratto, oppure ecco, vedete come si differenzia, come prende corposità differenti, spero che si veda, è come si stacchi dal foglio, no? Prenda un suo spessore. Oppure, io già vi vedo che la vostra fantasia sta volando verso nuovi orizzonti e sono felice di questo, oppure dato così a spatola, in maniera materica, giocando con quelle che sono le, appunto, potenzialità di una passata a spatola che tolga, immetta, lasci spazio per il colore, martelli, insomma, divertitevi.
E su questo naturalmente poi si può inserire anche il classico acquerello, perché in zone ben determinate potrete poi decidere di sfumare a vostro piacere. Insomma, la funzione acquerello non viene per nulla inficiata, eh? Quindi potete benissimo decidere voi come utilizzare questo tipo di pasta. Qua sono degli esempi senza senso. Adesso proviamo col gel per capelli per farvi vedere più o meno che è la stessa cosa. Quindi prendiamo anche qui un po' di colore, una spatolata di gel. Ecco, questo col gel viene pure profumato. Adesso mescoliamo ben bene. Vedete anche qui la sospensione? Com'è bella? Che bella materia che ne deriva! E anche qui potete prendere o la materia a pennello. Col gel risulta ancora più trasparente, col gel per capelli. E la pasta risulta anche molto più liscia. Guardate, vi faccio lo stesso movimento di prima. E poi che ne so, facciamo allora, e anche questo, naturalmente, essendo un gel diluibile in acqua, potete comunque riprenderne la funzionalità d'acquerello stendendolo nelle forme che più vi interessano. Quindi anche qui il colore ad acquerello si può riprendere. Certo, viene più diluito e in quel caso basterà mettere un po' di acquerello naturale, cioè diluito con l'acqua, e le due forme d'arte potranno essere miscelabili insieme. Adesso aspettiamo che ci si asciughino i nostri due esempi. Vi faccio vedere le variazioni tonali: più accese con il gel di aloe, più morbide e sfumate con il gel per capelli. Quindi anche questo può interessarvi nella scelta dell'uno o dell'altro. Ve li avvicino, uno e due. Adesso vedremo come si asciugano, dopodiché ci rivediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto che è facile, tanto l'aloe vera quanto il gel per capelli possono esserci utili, ma anche la gelatina in fogli, insomma tutti quegli agenti gelificanti a base d'acqua che alla fine possono essiccarsi sul nostro foglio, dando materia trasparente a quello che è il nostro colore. Per questo vi suggerisco sempre di usare già un acquerello in tubetto, che è già propenso ad assumere la forma del gel, e per il resto sbizzarrite la vostra fantasia nelle mille forme della creatività. Spero di avervi insegnato una cosa nuova. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su in tridimensione e soprattutto condividete il video e lasciatemi tanti commenti. Vi aspetto sempre su Instagram e su Facebook, di cui vi lascio il link qui sotto nel box informazioni, e vi aspetto anche sempre su Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele, il mio secondo canale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo. Da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci!